un salto da un terrazzino, qui avrebbe battuto il capo. Poi i gossip si sono susseguiti. Sarebbe fuggito ad un controllo, insomma, un caso di fedifrago. Però tristissimo l'epilogo. Passano i primi due e anche qui i due tempi ripescati. Curioso come mette la mano destra Harris dietro, decisamente dietro la linea, ma fa parte della strategia dovuta all'assetto appena dopo la spinta, per affrontare al meglio possibile la curva, o quantomeno i primi metri. Micaiah Harris in 9, americano, Vinicius Moraes, Brasile in 8, Roger Gursky si è migliorato, il tedesco che fa una gran bella curva, dal resto anche in mattinata questo l'ha fatto vedere. Muniai viene su, Gursky cerca di tenere per il secondo posto, torna sotto anche il britannico, 20.55, questo abbastanza. Metro e mezzo di vento da dietro. Clarence Muniai era parso più sciolto e più facile in mattinata, e comunque la finale è raggiunta, c'è il tempo per ritrovare condizione. Un buon registro tecnico di tutti i primi quattro, hanno corso tutti i primi quattro abbastanza bene. 20.54, Muniai viene confermato questo tempo. Sì, gli hanno anche regalato un centesimo, quel 20.55 del display è diventato 20.54, il secondo posto poi per... Qui lo vediamo all'uscita della curva, Gursky è ancora terza, quarta posizione, e poi viene Gursky, avanti... Che Tindall avevano fatto il primato in mattinata, qui comunque si sono confermati attorno a quei risultati. E potrebbero anche essere loro con 20 e 60. No, Gursky passa, sì. Intanto va in finale. Yun Yamashita, Giappone, Cameron Tindall, Gran Bretagna, potrebbero essere questi sì, due perché hanno corso forte. Gli atleti primati per secondo, terzo e quarto. Quindi, tanto Gursky che Tindall hanno fatto 2 su 2. Sì, hanno, è vero che hanno avuto il conforto di un vento di 1 più 1,5.